Il TAR Molise, con sentenza di merito emessa il 9 settembre sul ricorso dell'editore Quintino Pallante, patrocinato dagli avvocati Giuseppe Ruta e Massimo Romano, ha riammesso il gruppo editoriale di Tele Molise ai benefici previsti dalla legge regionale di settore per l'anno 2015. In precedenza il Corecom aveva escluso Tele Molise e Tele Molise 2 da ogni finanziamento regionale e perfino dai finanziamenti nazionali, nel malcelato intento di far chiudere un prestigioso organo di informazione non allineato al potere. Un vero e proprio atto persecutorio e discriminatorio deciso dal Comitato di Controllo sulle Comunicazioni e peraltro annunciato sui social da alcuni esponenti della maggioranza politicamente vicini al governatore e allo stesso Frattura, contro il quale i giudici amministrativi hanno fatto chiarezza e hanno condannato la Regione anche al pagamento delle spese processuali. È la seconda volta che il TAR annulla degli atti del Corecom e dell'amministrazione che in qualche modo esclude Tele Molise dall'accesso ai benefici dei contributi. Noi sappiamo che sono oltremodo determinanti per la sopravvivenza di un'emittente televisiva e quindi anche per la pluralità di informazione, che è una delle caratteristiche della nostra democrazia. La circostanza che ci sia stato già un altro pronunciamento dello stesso organo giurisdizionale, che abbia già un'altra volta ha sconfessato l'operato del Corecom, ammettendo Tele Molise ai contributi ai quali non era stato consentito di accedere, è sintomatica quantomeno di una costanza nell'atteggiamento di questo organo. Nel merito il TAR che ha deciso. Il TAR ha deciso che anche questa volta la legge è stata interpretata male, in modo abbastanza irrazionale, su un presupposto errato, cioè che accedendo ai contributi nazionali non fosse possibile accedere a quelli regionali. Il TAR dice giustamente che bisogna vedere a che titolo, se vi è questa duplicazione. Che succederà ora? Succede che le emittenti chiederanno di mettere in esecuzione la sentenza sia alla Regione che al Corecom per quanto di rispettiva competenza. Questa ennesima esclusione che il TAR ha ritenuto illegittima ha determinato un danno gravissimo alle emittenti sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo occupazionale, con gravi risvolti anche di carattere sociale, perché per la seconda volta, per l'appunto, si è stabilito un giudice terzo ed imparziale, ha stabilito in modo ineccepibile che quei contributi erano dovuti. Dunque il Corecom sostanzialmente non è stato organo terzo in questa vicenda. Più che altro non ha agito in modo conforme a legge, come ha statuito il Tribunale amministrativo. In questi ultimi anni il primo gruppo editoriale della Regione, e non solo, è stato costretto a tagli di personale e all'utilizzo di cassa integrazione con gravi ricadute sulla libertà di stampa. Abbiamo sofferto molto perché diciamo, ci siamo trovati privati di risorse importantissime che in qualche modo avrebbero potuto sicuramente non solo sostenere noi, ma anche diciamo, gran parte diciamo, del settore, che in qualche modo è stato privato anche di una fonte di sostentamento molto importante. Soddisfatto di questa sentenza? Sì, molto soddisfatto, soprattutto perché restituisce quello che era dovuto, che noi abbiamo sempre sostenuto. Ovvero quello che sostanzialmente è legittimo rientrare in una legge dove di fatto tutti gli organi di informazione molisana potevano accedere, eccetto noi. Questa è la seconda volta che accade un'esclusione che poi abbiamo dovuto in qualche modo recuperare attraverso un ricorso al TAR. Sicuramente fa pensare a qualcosa di anomalo. Se questa cosa dovesse andare a perpetuarsi per qualche motivo, sicuramente potrebbe darci addirittura ulteriori conferme. E quindi stiamo valutando anche questo, sicuramente. Dunque, ora la parola passa alla giustizia penale.